Buongiorno a tutti in questo quinto episodio della caccia al tesoro più famosa d'Italia, almeno secondo me. Oggi è una puntata un po' particolare poiché proveremo questo. Questo è un metal detector ad uso veterinario. In pratica serve a trovare all'interno dello stomaco delle mucche e di altri animali se ci sono pezzi di ferro. Il veterinario con questo riesce a trovare. Quindi ringrazio il veterinario che mi ha prestato, Enrico, un saluto, che so che guarderà questo video e sarà molto contento e entusiasta. Questo metal detector è molto sensibile e con un suono soave e delicato ti dice se c'è qualcosa sotto. Un centesimo, primo ritrovamento grandissimo, storico, medievale di oggi. Due euro, il più grande ritrovamento dei giorni odierni. Oh! Riprenda questo, signor cameraman. Oh, due centesimi, oggi ho trovato tre centesimi, mamma mia. Se non è un giorno fortunato oggi, qual è? Ma vaffa. Oh yeah. Ragazzi, ovviamente tra tutte le monete, quale trovare se non la più miserabile d'Italia? Allora, è sorto un piccolo problema tecnico in quanto mi sono accorto adesso che ho dimenticato la bilancia per pesare l'immondizia. Però io direi, se voi siete d'accordo, sì, che facciamo che ho trovato un chilo. Può essere di più, può essere di meno, non lo so, però purtroppo questo è. La giornata di oggi è finita, abbiamo trovato 2,59 euro. Quindi la risposta alla domanda: può un metal detector ad uso veterinario trovare qualcosa sulla spiaggia? La risposta è sì, anche se il suo uso è limitato poiché è piccolino. Puoi dare solo conferma di qualche segnale che trova il metal detector grande. E io vi ringrazio e vi saluto così. La cosa più importante, mi ero dimenticato, che non abbiamo solo trovato 2,56 euro, ma anche questa grandissima arma sparacqua, che era il mio sogno, e finalmente ce l'ho.